Eccoci quindi qui ragazzi, allora, benvenuti nel video che tutti quanti stavate aspettando, dedicato alla conferenza stampa di addio alla Roma di Francesco Totti. Vi prometto prima di tutto una cosa, questo video si riferisce ai primi 40 minuti di conferenza, perché purtroppo il resto, per motivi di lavoro, non posso seguirlo, ma comunque c'è talmente tanta roba da analizzare che penso vada benissimo così. Come potete vedere anche dai miei appunti, le cose da dire sono molte, quindi cominciamo subito e vi prometto fin da subito che questa analisi sarà a carattere temporale, nel senso che mi sono segnato le cose più importanti che ha detto, le analizzerò insieme a voi in ordine, ovviamente, di quando le ha dette, fondamentalmente. Iniziamo subito dicendo che secondo me all'inizio c'è stato un qualcosa di veramente imbarazzante, soprattutto quando ha parlato quella ex Iena di cui non conosco il nome, che ha fatto quella frase ridicola: tu stai su Marte e pallotta a Pomezia. Cioè, penso il modo peggiore, secondo me, per iniziare un argomento del genere. Ma in generale, e vi dico fin da subito la mia idea, dalle parole di Totti e da quelle dette finora dalla dirigenza, dal resto della dirigenza, è palese come l'ex capitano sia stato messo là solo per far felici i tifosi, quando in realtà nessuno dei restanti, delle restanti persone presenti nella società pensava che era veramente Totti avesse le capacità per starci. Iniziamo subito così. La prima frase importante che ha detto Totti è: non ci siamo mai aiutati gli uni con gli altri. E questa è una cosa fondamentalmente sbagliata, perché appunto se tu metti una persona del genere nella dirigenza è perché vuoi puntare su di lui. Ed è per questo motivo che secondo me cioè, la società non ha mai voluto e non ha mai pensato che Totti fosse realmente competente per certe cose, perché gli fai fare appunto quello che dovrebbe fare. Invece Totti non è stato quasi mai informato di nessuna cosa. Cioè, o comunque non ha mai avuto il potere che lui si aspettava. Quindi è stata solamente una scelta di facciata, tanto per far vedere ai tifosi: guardate, c'è Totti in società, quando in realtà appunto non hanno mai realmente puntato sulle sue capacità. Sapevano le mie idee, ma non mi hanno mai fatto esprimere, per l'appunto. Il primo anno capisco, il secondo già avevo capito cosa fare. Se una semplice conferma di quello che appunto ho detto finora, che Totti è stato messo lì solamente per facciata, perché era Francesco Totti, fondamentalmente. E la gente mi ha accusato perché quando dicevo queste cose davo contro lui, ma è una cosa che riguarda anche la società, quindi le colpe ce le hanno anche loro, sia chiaro. E qua dice una cosa molto molto importante: al popolo di Roma devo dire solo grazie per come mi hanno trattato. Dovete continuare a tifare Roma. E questo è un messaggio che manda a tutti i tottiani che speravano che in questa conferenza spalasse merda sulla società. Non che non lo abbia fatto, però come si può solamente sperare il male della Roma perché vengono mandate via certe personalità? Ovvio, magari ci sono persone che non vogliono Pallotta in società come presidente, ma ciò non vuol dire che non si deve tifare Roma, che non si devono più vedere le partite, che bisogna disdire gli abbonamenti. Così si fa solo il male della Roma e dei suoi giocatori. Va sempre sostenuta la Roma. Mi rattrista vederla così in difficoltà. E qua veramente è stato bravissimo, non poteva dire parole diverse e meno migliori, se così possiamo dire, di queste. Quindi qua è stato molto bravo. Prenderò altre strade. Se un'eventuale nuova proprietà vorrà puntare su di me, io ci sono. Quindi ha fatto riferimento palese al fatto che finché ci sarà la cordata americana, lui non tornerà. Specificando poi un'altra cosa riguardo Baldini, che comunque non è una cosa che deriva esclusivamente da questa personalità. In parole povere, anche se Franco Baldini dovesse essere licenziato, lui in questo momento non tornerebbe. E penso anche per una questione di orgoglio, perché non è che se mandi via una persona torna lui, cioè sarebbe un po' una cazzata. Se volevano puntare su Totti, lo dovevano fare anche con Baldini presente. Capite, no? Questo è il discorso. Non sono qui per dare colpe a persone. Questa è una frase che ci sta, ecco, cioè nel senso ci sta per smorzare un po' gli animi, anche se poi ha fatto riferimenti palesi ad altre personalità inerenti alla dirigenza, ma in questo caso non gli posso dire niente, perché come è giusto che la società abbia detto la sua, è anche giusto che lui dica la sua, cioè entrambi devono dire le proprie opinioni, le proprie idee, e poi ovviamente i tifosi e le altre persone possono farsi una determinata idea. E qua dice una frase che mi ha un po' fatto storcere il naso: hanno voluto che io smettessi a livello calcistico. E questa mi sembra veramente una stronzata, perché quanto voleva giocare? Io capisco che a livello di testa magari si sentiva ancora un calciatore, ma era palese che a livello fisico non fosse più quello di un tempo. Anzi, cioè, Totti ha smesso a 41 anni. Qualcuno non se lo ricorda, ma quanto poteva stare? Cioè, preferivamo tutti quanti che veramente lui giocasse fino a 44 anni, strascinandosi in campo e giocando 2 minuti a partita?
Non penso proprio, quindi sotto questo punto di vista per me la Roma meglio di così non poteva fare, con quel saluto che gli hanno tributato all'ultima partita, eccetera, eccetera. Qualcosa di meglio si poteva fare, ma dire che è stata la Roma a far smettere lui mi sembra un po' una cazzata. È stata semplicemente una questione anagrafica. Già per De Rossi posso accettarlo un po' di più perché lui è ancora 36 anni, ma 41 anni, caro mio Francesco, cos'altro potevi fare? Penso ben poco. Mi hanno fatto tante promesse, ma non le hanno mai mantenute. E questo è uno degli errori principali della società. Per quale motivo prometti queste cose ad una persona così importante come Totti se poi sai che non le mantieni? Cioè, è inutile farlo illudere di avere potere se poi non glielo dai. Era molto più semplice dire da subito: Totti, tu devi fare l'uomo immagine, e eravamo tutti a posto. Qua io capisco Totti perché ha fatto la figura del fesso, nel senso che è stato illuso da parte degli altri dirigenti di contare qualcosa quando in realtà non hanno mai pensato che effettivamente contasse. Questa è stata la colpa principale. Non avergli dato poteri, ma avergli fatto credere di averceli quando poi non gli hanno quasi mai dato peso, fondamentalmente. Un pensiero fisso di alcune persone è di togliere la romanizzazione a Roma. E questo è un riferimento palese a Franco Baldini, perché tutti quanti sappiamo che non c'è mai stato un grande appeal tra queste due persone. Tant'è che addirittura quando Totti fece uscire il libro in cui parlò male di lui, si disse che Baldini era già pronto a rescindere il suo contratto con la Roma, quindi sicuramente qualcosa di buono non c'è mai stato tra di loro. E qua devo ringraziare il giornalista perché è andato subito chiaro al sodo senza dire troppe stronzate. Gli ha detto: Franco Baldini, qual è il vostro rapporto? Punto. Giustamente, e Totti ha detto quello che tutti quanti ormai ipotizzavamo. Non c'è mai stato un rapporto con lui e mai ci sarà. Quindi è palese che ovviamente tra le due figure non c'è mai stato un reciproco rispetto. Addirittura, aggiunto dopo, doveva uscire uno dei due. Ho deciso di farlo io. Molte persone mettono bocca su cose non loro e così si creano casini. Quindi qua palesemente ha fatto capire che secondo lui Baldini è un pessimo consulente di Pallotta e lo ha portato a fare scelte non giuste e che non erano di sua competenza. Quindi è palese che comunque la scelta era tra loro due e secondo me Pallotta ha preferito Baldini perché secondo, almeno ipotesi mia, lo ritiene più competente di Totti, quando in realtà Totti appunto pensava di avere competenze migliori rispetto allo stesso Baldini. Io qua non mi esprimo perché non so effettivamente quello che faccia Baldini e quindi non dico niente, non so se Baldini è effettivamente migliore di Totti o viceversa a livello dirigenziale, però questa è una frase che ha detto Totti e giustamente ve la ripropongo. Poi, bisogna essere trasparenti con i tifosi, bisogna sempre dire la verità. Una volta feci un'intervista diversi mesi fa in cui dissi che la Roma poteva arrivare quarta o quinta e la Juve avrebbe vinto lo scudetto a febbraio e mi hanno massacrato, ma bisogna sempre essere coerenti e trasparenti. Giustissimo, assolutamente giusto. Io credo che sia giusto sia non deprimere i tifosi, ma anche non illuderli. Non si può dire la Roma farà questo e la Roma farà quell'altro se poi non abbiamo le capacità per farlo. Cioè, se quest'anno la Roma si presenta con il nostro obiettivo massimo è andare in Champions League, lo capisco tranquillamente. Anzi, ci sta benissimo perché in questo momento Juve, Napoli e Inter sono tre squadre più forti di noi. E quindi dobbiamo comunque lottarci il quarto posto con squadre come Milan, Lazio, Atalanta, eccetera, eccetera, che sono alla nostra portata. Nulla da dire. Discorso assolutamente giusto ed è giusto appunto che tutti quanti siano trasparenti, a partire dai giocatori, ma soprattutto da parte dei dirigenti, perché i tifosi si fidano di quello che dicono e quindi devono portare la verità. E qua c'è un altro punto sul quale do assolutamente ragione a Totti. Pesa tantissimo l'assenza delle persone più importanti a Roma. Il presidente deve essere più sul posto. Sulla sua lettera ha detto che dal prossimo anno cercherà di esserci il più possibile. Speriamo di sì, speriamo di sì. I giocatori stanno più sull'attenti e così è ovunque. È giusto, cioè è assolutamente giusto perché comunque questa è stata la critica che io ho sempre fatto a Pallotta, non quella di spendere i soldi, di fare il pappone, eccetera, eccetera, ma di non essere presente all'interno dell'ambiente, a Roma soprattutto, ma in generale nelle dirigenze calcistiche, c'è bisogno che i capi si facciano sentire, si facciano vedere, c'è bisogno che i calciatori abbiano timore di loro, non che pensino che possono fare il cazzo che gli pare, perché tanto loro stanno in America, stanno a Londra, sono sempre inesistenti.
Perché come dice il detto, quando il gatto non c'è, i topi ballano. E sicuramente è un detto perfetto che si riferisce a questa situazione. La società della Roma, partendo da Baldini, Pallotta, eccetera, eccetera, deve essere più presente e farsi più sentire. È inutile che mi fai qualche Twitter, sono disgustato qua, sono disgustato di là. Bisogna essere più presenti. E la scusa che lui sia americano e che stia in America non basta più. Perché se tu gestisci una società come la Roma, devi essere a Roma. Punto e basta. Non mi riferisco alle riunioni fatte a Londra, non è quello il punto. Ma nelle fasi più importanti della stagione, un presidente deve farsi sentire non solo a livello di tweet, ma anche fisicamente. Capite il discorso? Questo momento è peggio di quando smisi di giocare. È come morire. Qua veramente sono rimasto senza parole perché non me lo aspettavo. Io credevo che comunque a livello calcistico fosse stato peggio per lui, perché comunque era l'ambito in cui era più portato. Però il fatto che abbia detto così comunque è triste perché sicuramente lui ci tiene tantissimo alla Roma, questo non penso l'abbia messo in dubbio nessuno. E abbandonarla per cause di forza maggiore è sicuramente una brutta cosa, una cosa che neanche lui sicuramente si aspettava. E quindi è dispiaciuto anche a me sentire queste parole, ve lo dico proprio in tutta tranquillità e coerenza. Ho chiesto di fare il DT perché credo di averne le competenze, ma non mi hanno mai fatto partecipe di nulla, né dell'allenatore né del direttore sportivo. E io qua non so effettivamente cosa dire, perché non sapendo quello che Totti ha fatto finora, non so se lui è veramente competente. Sicuramente è un uomo di calcio, una persona che comunque ha fatto del calcio la sua vita fino a qualche anno fa. Però da qui ad essere competente come dirigente, come direttore tecnico, secondo me ce ne vuole. Cioè, io credo che sia un ruolo in cui un minimo di preparazione, un minimo di lavoro, un minimo di studio ci deve essere, quindi pensare di essere competente solo perché si è giocato a calcio mi sembra un po' riduttivo. Poi magari lui può sapere quello che può fare, quello sicuramente lui ne sa meglio di tutti, però non so se effettivamente lui fosse pronto per fare questo ruolo. Non sono andato a Londra, e questo è uno degli ultimi punti, perché avevano già fatto tutto, quindi che ci andava a fare? Questa è una risposta un po' sbagliata, perché non aver fatto le scelte che lui voleva non significa che non gli abbiano dato questa importanza, nel senso che sì, per me gliene dovevano dare di più, però poteva comunque andare a Londra per far vedere di essere presente, perché sapeva benissimo che non andandoci si sarebbe scatenato l'ennesimo putiferio mediatico, quindi secondo me uno sforzo poteva farlo. Ha detto che l'hanno avvisato solo 2 giorni prima, ma tu in 2 giorni penso che, non lo so, però un po' una specie di modo per accordarti dovresti trovarlo. Non è che parliamo di fare 10 km per carità di Dio, però con questi aerei super veloci magari un viaggio l'avrebbe potuto fare, quindi penso che non ci sia andato, soprattutto perché era stizzito, perché non voleva partecipare e vedere certi dirigenti, tutto qui. Ultime 2 frasi e poi giuro che smetto. L'unico che ho chiamato di tutti gli allenatori è stato Antonio Conte. Una notizia che mi ha sorpreso perché tutti quanti dicevano che aveva contattato De Zerbi, Gattuso, Mihajlovic, eccetera, eccetera. Invece, parole sue, non ha mai mandato un messaggio a questi allenatori, solo ad Antonio Conte. E ha ringraziato successivamente sia Fienga, che è stato l'unico che gli ha detto che per lui doveva essere in assoluto il DT della Roma, e Ranieri. Ranieri che è stata la sua scelta fondamentalmente, una delle poche scelte che gli hanno permesso di fare come dirigente e che nonostante tutto, nonostante la situazione della Roma, è venuto solamente per il bene di questa squadra. Quindi fondamentalmente ha ringraziato Fienga perché è l'unico che a quanto pare ha puntato su di lui. E in ultimo Ranieri che ha accettato subito la sua scelta senza minimamente pensare all'aspetto monetario e tecnico della squadra. Questa è in breve l'analisi che ho deciso di fare della conferenza di Totti. Spero che dai 40 minuti in poi non siano state dette cose così clamorose, perché, anche perché effettivamente non ho il tempo fisico per farlo. Però in generale comunque è stata una conferenza molto pesante, importante perché ha chiarito molti punti e ha dato appunto modo a Totti di far vedere e dire quello che pensa. Io lo rispetto comunque, nel senso che mi dispiace che lui se ne sia andato dalla dirigenza, rispetto la sua scelta e mi aspetto comunque una risposta da parte degli altri dirigenti per far capire che magari c'è stata una sorta di fraintendimento, ma in generale, lo ripeto per l'ennesima volta, per me è palese che Totti sia stato inserito là, non per le sue competenze, ma perché era Francesco Totti, perché se Totti non fosse stato così amato a Roma, sicuramente non l'avrebbero messo in dirigenza, avrebbero fatto come Buffon e Del Piero che hanno smesso con le rispettive squadre, ma non sono dirigenti della società bianconera. E Maldini lo è perché appunto sta studiando per diventarlo e non lo è diventato subito, ma lo sta diventando adesso nonostante diversi anni che ha smesso. Quindi fondamentalmente ognuno ha una parte di ragione, però
È una situazione che non doveva succedere, perché tutti quanti dovevano essere più chiari e trasparenti. Detto questo, ragazzi, allora fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Noi ci vediamo presto per un altro video. Un saluto e sempre Forza Roma. Ciao ragazzi!